L'alfabeto latino è formato da 24 lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Le lettere maiuscole in latino vengono usate non solo per i nomi propri, ma anche per i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi derivati da essi. Ad esempio, Roma, che significa Roma, Romanus, che significa romano, Romanicus, che significa romanico, Romane, che significa romanamente. La vocale I ha valore di consonante quando si trova all'inizio di una parola ed è seguita da vocale, iam, che significa già, iudex, che significa giudice, oppure quando si trova all'interno di una parola ed è preceduta e seguita da una vocale, ad esempio Gaius, che significa Caio, Pompeius, che significa Pompeo. Gli antichi latini non conoscevano la distinzione grafica tra la V e la U, usavano un solo segno, la V maiuscola per indicare la maiuscola e la U per la minuscola.